Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Klepto Addicted e siamo tornati uh, dato il nostro Tommaso Valentini ragazzi che sta qui ad allenarsi perfetto perché doveva raggiungere il livello 5 di forma fisica. Ti senti meglio caro? Però direi che non è il caso di stare con questi abiti sotto al sole, tesoro. Non è che io voglia romperti le pere, ma. Ecco, eh, indossa qualcosa che ti fa star bene. Perfetto. Inizierà a lavorare tra circa un'ora. I laboratori, se in futuro ti danno il benvenuto, dovrai lavorare parecchio per svolgere esperimenti essenziali, fare ricerche su nuove tecnologie e magari interagire con vite aliene. Il tuo compito è sfruttare un potente equipaggiamento scientifico a fin di bene. O almeno speriamo. Ti diamo di nuovo il benvenuto. Ok, dobbiamo chiedere un cristallo a un collega, sperimentare nel laboratorio di chimica e inventare il conservatore di slancio. Perfetto. Uh, ha detto la reception. Io comunque immagino che un salutino la mattina lui lo faccia sempre perché educato è educato, ragazzi. Quindi, oh, ecco, guarda, perfetto. Sinceramente, secondo me, questo Chiedi della sua giornata. Verrà e dirà: Allora, Terzo, come va? Tutto bene? Oh, vedete che carino. Che era con Terzo? Lo sapevo, Tommaso è troppo ah, tenero. Tezu, buongiorno, come va? Tutto bene? E lui... Sì, sì, ragazzo, tutto bene. Allora, come va la giornata oggi? C'è qualche novità di cui vuole parlarmi? Sì, ma non ti sedere, però. Quella non è la tua postazione, tesoro. Stai fregando il posto a te, Tetsu. E lui... Ma la mensa, ultimamente... Non ha dei cibi che mi piacciono granché. Va bene, ok. Quindi, iniziamo a lavorare altrimenti qua... Ci passa tutta la giornata. Ora direi di inventare il conservatore di slancio. Quindi inventa un dispositivo conservatore di slancio. Dai là, magari immaginiamo che dica va bene, cioè io vado a lavorare perché <ride> non sto qui a prendere a Perdere tempo a prendere mosche, eh? che ragazzo dolcissimo. Tutte le mattine viene e mi saluta. E beh, è molto educato il nostro. Vi ricordo ragazzi che Tommaso è un bebè superlativo, responsabile, moderatore e ha le buone maniere. Quindi voglio dire, ovviamente sì. Oh vai caro Inventa questo dispositivo di slancio Io Ragazzi Quando le azioni sono sempre le stesse Velocizzo Perché altrimenti stiamo qua agli anni Diventa felice Ok va bene Ci proviamo A essere felici Allora Forza Tommaso Puoi farcela Guardate, io, io giuro adoro questo robottino, ragazzi. È troppo tenero, lo adoro. Ne vorrei uno anch'io. Forza, ce la facciamo. Vedi? Lì, lì. Devi diparare lì. Fai questo, fai quello. Ok. In metà del conservatore. Gli ha fatto anche una carezzina. Ragazzi, ma è troppo carino. Chiacchiera con il robot. Poi, prendiamo questo. Lo sposterai qui. Vedi? Eh? Avremo sempre idee fantastiche Certo, ok, ci fa piacere eh, Accendilo E osservalo Va bene, vieni a osservarlo Sai È una questione genetica Io ho la scienza nel sangue, proprio Sì, va bene, ok Eh? E la scienza è tutta la mia vita E insieme faremo grandi cose Ok Vai il robottino se me se lo guarda come per dire, ma se lo dici te, ok. Perfetto! L'hai osservato? Mm. Non ci sono modifiche che apporterei. Ok, va bene, siamo felici. Spegnilo adesso, per favore, e. Mettilo qui nell'inventario. Ok, ma non c'è un collega, non c'è un'anima, ragazzi. C'è solo Tetsu. Gli altri che hanno fatto sciopero, scusate. No, c'è qualcuno qui, dai. Tu sei... Uh, Kira Ramesh. Kira, per favore, allora, noi dobbiamo chiederti un cristallo. Vai. Vediamo com'è Kira, ragazzi. Magari è molto carina. Io non me la ricordo, sinceramente. Sembra carina. Vediamo ora che il nostro Tommaso viene qui a chiacchierare con lei. Kira, buongiorno Senti, per il mio esperimento servirebbero dei cristalli Dai, è carina Proviamo a conoscerla un po', no? Potresti organizzare una cena tra colleghi, in realtà, comunque Poi condividi idee brillanti con lei E cerca un attimino di conoscerla che dire della sua giornata? Sai, mi servirebbe un cristallo oh, e. Shot. So che tu. Eh sì, guarda, prendi uno smeraldo, eh certo. Spettacola sui colleghi, va bene. Possiamo anche spettacolare, non è quello il problema. Io volevo prima uh, imparare a conoscerla anche. So che magari sarebbe il caso di farlo altrove. Però, bueno, dai, uniamo l'utile al direttevole... Allora, come va la tua giornata? Non è una giornata spazzatura, mi auguro, eh, da buttare nel bidone. E lei, ma veramente è molto proficua in questo momento. Sto lavorando, ti vedo con un bel sorriso sulle labbra. Lei è un'amicona Sai, io sono qui da poco, quindi devo ancora abituarmi a tante cose. Non fate cose strane tipo fichi fichi nei razzi, vero? Tesoro, ti prego. Non. Ho sentito di alcuni colleghi che l'hanno fatto in passato. E lei, ma davvero? Eh, sì. Lei è flirtante dopo questa informazione, tesoro mio. Beh, se non ci vuole una scienza. Per capire che insomma c'è anche gente così che lo farebbe. Eh lo so, lo so caro. C'è gente che lo farebbe. Dunque vediamo un po' di... Oh, è una tipa sicura. Per il momento mi piace. Vediamo di... Non c'è... Mm, forse possiamo fare un'altra conversazione profonda. Anche se volevo... Sì, fai un'altra conversazione profonda. L'ultima che lei deve anche andare in bagno, poveretta. Poi dobbiamo spettacolare ancora sui colleghi, ma non l'abbiamo fatto. Ma non l'avevamo fatto, ragazzi. Volevo lodare l'etica professionale. Dov'è? Loda l'etica professionale, ovviamente. E poi, fermi. L'ho visto due secondi fa. Spettegola sulle relazioni al lavoro. Dai. Sì, però. Um, come ti chiami? Non andare via. Ti stiamo parlando. Trattieniti, dai. Oh ora che si è alzata ragazzi potrei, Posso vederla meglio Secondo me non è male è molto carina Con qualche ritocchino Non sarebbe neanche male Però si di lì tesoro Ma non riesce a parlare stando in piedi Proprio una curiosità personale questa eh. Vabbè abbiamo su spettegolate Vediamo di farcela Perché altrimenti qui E poi vieni a sperimentare dai Sperimenta mio caro Basta basta non ce la fai a spettegolare con lei sui colleghi. Pazienza, mm. platino, bene, anche qua, ragazzi, sono sempre le stesse cose, quindi io direi di velocizzarci, però, veramente. Ma a parte lei, ragazzi, non c'è un'anima proprio oggi, ma gli altri colleghi che fine hanno fatto? Scusatemi, eh, boh, non, non lo so. Va bene, analizza un cristallo. Vediamo un po' dunque. Analizza la collezione. Smeraldo, dai. Basta, caro, basta. Vai. Tommaso, ti prego, fermati. Ok. Oggi si lavora solo in tre, ragazzi. Tre è il numero perfetto. Dai, analizza questo cristallo. Così, se avanza un po' di tempo, magari. Potremmo chiacchierare con. anche se vi ricordo, ragazzi, ora a parte Kira, io vi ricordo una cosa. Ce la facciamo, ok? Ovvero che. Mazza Tezu, che Luca audace, no? Che Maria. Era Maria? No, ragazzi, non era Maria, fermi. Era Irene, sì. Che Irene, che è una semina che mi piace molto, Irene Colombo. Eh, vedete, hanno già un'amicizia Perché suo fratello Il frate mh, suo fratello, ovviamente, ragazzi, sto parlando di Leonardo Nel giorno del suo matrimonio Le l'aveva presentata Quindi, chi lo sa, magari No? Mescola il siero profumo di rosa Ma puoi mescolarlo davvero, tesoro? Aspetta un attimo uh, Sperimenta, sintetizza un siero Ma che no, perché non abbiamo una rosa Quindi, dobbiamo prima recuperare una rosa C'è una rosa qua? Rose, rose, cerchiamo rose. Rose che ovviamente non ci sono, quindi niente da fare, mio caro, ti attacchi e vai a fare brainstorming sul costruttore di invenzioni. Vai, fai brainstorming, vai. Quindi sono un po' indecisa, perché anche Irene mi piace. Secondo me dovremmo, dopo il lavoro, invitarle entrambe. Ovviamente non contemporaneamente, ragazzi, perché non mi sembra il caso. Però dovrebbe no, uscire con entrambe per vedere... Con chi va più d'accordo? Proprio una a pelle, ragazzi, intendo, eh? Quindi non mi fermo alla bellezza fisica della Simmina. Ma anche al carattere, perché io comunque. Um, poi immagino sempre che. Comunque i Sim debbano, debbano anche. Non lo so, in base al carattere di, per esempio, adesso di Tommaso, no? Vedete, lui è allegro, è un tipo goffo ed è un genio. Quindi, una persona magari. Mh, Pessimista Non farebbe al caso suo, no? Lui è una persona allegra, solare, ha bisogno... Ecco, per esempio, una persona... Ehm, eh, spettegola sui colleghi Una persona come lei, per esempio, sicura La vedo adatta Mettiamola in questo modo Quindi proviamo un po' Dai, spettegolate sui colleghi Tanto non c'è nessuno E io immagino stiano spettegolando Perché lui dica Ma sono andati tutti ad abbuffarsi oggi Come mai non c'è nessuno? Ma non lo so, guarda Alcuni hanno scioperato tutto Bene, non ci fa un piacere. piacere neanche di, um, di andare a modificarla, perché, vedete, lui ha solo 8.000 simoleon. E io immagino Tommaso comunque come una persona molto presa dal suo lavoro da scienziato. Quindi vive più nel laboratorio che a casa sua. Quindi momentaneamente una casetta così come ce l'ha adesso, anche se è bruttina effettivamente, però la vedo adatta ehm, a questo particolare momento della sua vita, perché ora lui è molto preso dal lavoro, non sta molto a casa, quindi comunque no, ce lo vedo. Lo scopo quindi ragazzi è far fare una doccia riflessiva al nostro Tommaso, eh, visto che è un suo capriccio, mettiamola in questo modo, e poi invitare appunto la dolce pulzella, chissà se accetterà l'invito del nostro Tommaso, non lo so. Oh mio dio, di nuovo lei, è di nuovo lei, vero? È eh, di nuovo lei. Cioè, è tanto carina, ma sta fuori veramente con l'accuso. Giada, vi giuro. Eh, non lo so. Secondo me, comunque, è un personaggio che sarà presente nella vita di Tommaso. Tipo un'amica, non lo so. Io me la immagino come una. Eh, vi dico la verità, tipo una mezza stalker. Non lo so perché, ma me la immagino. C'è cioè, la tua famiglia anche qui. Ma conosci? No, fe, 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 fe. Perché conosci questa tizia e ti fermi a chiacchierare con lei? Ma lo sai che è la stalker di tuo figlio? Non dovresti, però mi fa piacere vedere che si danno da fare, ragazzi, con uh, l'attività fisica, insomma. Allora, Irene, ti ricordi? Sono il fratello di di Leonardo, ci siamo conosciuti al matrimonio. Mi sono trasferito da poco a Easy Springs e so che tu vivi da queste parti. Ti andrebbe, non lo so, tipo di farmi da cicerone, sai, potresti venire, sto preparando qualcosa per cena, potresti parlarmi un po' di questo posto. Spero di non cucinare una schifezza, eh lo so, me lo auguro anch'io, caro guardate è carina non è neanche vestita in modo pessimo vi dico la verità mi piace quindi vieni qui caro mio puoi abbracciarla già uh che bello ma non possiamo chiederle di entrare però invita ad entrare no, eh? che fai col bidone Oh no, credo sia sciatta ragazzi o altre cose simili perché Però ci sta, dai, i simmini perfetti non esistono Mazo caro, sta cercando del cibo nei rifiuti Quindi fosse in te mi sbrigherei davvero Vai e abbracciala Oh che piacere, sei già arrivata Eh sì, ha avuto anche il tempo di combinare sto schifo Quindi fai te Scusami eh se ti ho chiesto di venire un po' all'ultimo E lei, ma figurati, è un piacere allora, dunque, facciamo azioni, forma un gruppo però con Irene. C'è anche Beatrice nei dintorni, però in questo momento non è il caso. Quindi facciamo una cosa, mm, io vorrei imparare a conoscerla, ragazzi, vi dico subito la verità. Però potreste prima di tutto condividere idee brillanti, del tipo, sai, ho pensato, chi meglio di te poteva, no? Darmi dei consigli qui in zona Su come divertirsi, i posti da, da frequentare Scusami se casa non è molto pulita Ma sai, lavoro come scienziato sempre troppo poco tempo E lei, ma figurati hai, Vedo che hai preparato degli ottimi tre tramezzini al formaggio grigliato. Che hai okay? fame per caso, tesoro? E poi... Iniziamo con calma, direi Amichevole, chiedi della carriera Tu invece di cosa ti occupi? Sì, lo so che anche il divertimento fa schifo. Tu invece? Che lavoro fai? E lei, ma sai, io sono ancora alla ricerca. Sono un po' come un granchio. Quando sto per decidere, poi all'improvviso cambi idea. Ecco bene, questo non ci fa molto piacere. Allora, dunque, vediamo un po'. Mm, impariamo a conoscerla, no? Già, possiamo chiederle di convivere, ragazzi, non lo so. Allora, impara a conoscere, dai. E lui, ah, sai, no, io sono un po' diverso eh, Mi piacerebbe conoscerti meglio Insomma, mio fratello mi ha parlato molto bene di te eh, Capisci? Ecco, è snob Sa Ho sentito che vieni, immaginiamo che lui dica Ho sentito che vieni da una famiglia molto, no ehm, Altolocata E infatti lei è snob Ma sì, sai, mi hanno fatto studiare nei migliori collegi Quando ero bambina E lui, ah, davvero? Proprio una, una vita, ragazzi, diversa rispetto a quella invece che ha fatto il nostro Tommaso, che è sempre cresciuto comunque molto ben educato, ma all'interno di una famiglia comunque più no. Non so neanche che significa buttarmi l'immondizia da sola, pensa a te. Ma davvero, una ragazza di mondo come te, devi aver viaggiato un sacco? Beh sì, ti dirò, ho viaggiato molto nella mia vita. Oh, ma Vlad! Ma cosa vuoi, Vlad? No, no. Noi adesso mangiamo qualcosa. Prendi una porzione insieme. Ah, sì. Quindi avrei visto anche le migliori opere d'arte, scommetto. Ma vi volete sedere? Sedete insieme, dai, sedetevi, vi prego. Vuoi, vogliamo accomodarci? Eh? Che dici, cara? Vuoi sederti? Direi che mangiare in piedi come i cavalli non è proprio il massimo, no? Dai. Quindi, insomma, hai avuto una vita brillante. Eh, come una stella, sta dicendo lui. E lei. Oh. Sì, una vita molto movimentata direi: Discuti dei sapori del cibo. Sì, sì, guarda, ho, ho viaggiato molto, sai, per studiare. Ma ti dico la verità: mi sarebbe piaciuto, tipo, dedicarmi ai videogiochi e cose un po' meno. un po' meno, come dire, impegnative. Ah. Eh beh, ti piace quello Volete che ho preparato? Magari volevi uno sp una spruzzatina di limone? E lei, ma no, non credo ci vada il limone Ma in effetti tesoro, ma che cappero dici? Il limone sul tramezzino al had... formaggio grigliato? Boh, oh, non lo so, vabbè oh, Magari dà quel tocco in più sweet. ragazzi, chi oh, lo sa Me oh, ne sono contata che ti piacciono, sai Io sono, non sono molto Sparn. esperto <ride> Potrei abbrenare qualcuno <ride> Però sono sicura che una yeah, stella come nice te man. ha assaggiato un po' di tutto, come no? Bello. Ma quindi mi dicevi che mh, hai visto anche molte mostre d'arte? Sei appassionata? Hai sicuramente anche assaggiato i migliori cibi al mondo? E mh, avrei viaggiato sia col sole che con la pioggia, insomma? E lei sì, guarda, io devo dire la verità, ho potuto assaggiare i cibi migliori, ho viaggiato veramente tanto, ho fatto sì, molta esperienza. Bello, ok, ci fa piacere. Però io vorrei conoscerti, capire come sei. Quindi, vediamo un po': complimentati per l'abito. Perché, magari sapete, lui sa che uh, alle donne è giusto fare questi complimenti. È un po' impacciato, secondo me, eh, però sa che è giusto. Quindi, fai una cosa. Ehm, guarda la tv insieme, visto che ne hai bisogno. Che dici ti va? Guardiamo qualcosa mentre facciamo due chiacchiere. Oh, sì, mi farebbe piacere. Eh, potete sedervi, lo sai, vero? Forza, guarda la TV insieme. Siediti, caro su. Cara, guarda che c'è posto sul divano, eh? Non per dirti qualcosa. Quindi chiedere della sua giornata. Quindi la tua giornata lei è concentrata. Tutto bene? Spero che tu abbia avuto, insomma, il sorriso sul volto. Ma sì, sai, sono tornata da un viaggio da poco. Sempre per motivi di studio, ovviamente. Bene, ci fa piacere. Ah, che bello. Eh, quindi viaggi veramente tanto, eh? E non scoppia una guerra a casa tua, visto che non ci sei mai? Ma no, sai Tommaso, a casa mia... Quando si ha i soldi, insomma, si è un po' liberi, no? Di fare quello che si vuole, con il sole, con la pioggia. Non importa, ecco, mettiamola così. Ok, discuti anche degli interessi. Cerchiamo di capire cosa le piace. E poi lui esprimerà ammirazione del tipo, sai, io ti ammiro molto, quante cose avrai visto, parla dei tuoi sogni. E poi cerchiamo effettivamente, ragazzi, di scoprire questi altri tratti, perché io, insomma, volevo un po', no? Fare di nuovo una conversazione, un paio di conversazioni profonde con lei, perché io devo assolutamente scoprirli questi tratti. Sono curiosa come una scimmia. Dai. Dai. Abbiamo capito che tu col sole e con la pioggia, ma guarda, veramente ti ammiro molto. Eh, veramente tu sì che sei una persona che può guardarsi allo specchio ed essere fiera. Hai fatto così tante esperienze nella tua vita. Beh, Beh sì, musica. è vero. Posso... Quindi magari andate a studiare musica, ragazzi. Vediamo un po'. Quindi sappiamo che amante della musica, snob, disoccupata, eh, dai, cerchiamo di carpire questo ultimo tratto. Possiamo farcela, rallegrala perché vedete l'amicizia comunque sta salendo, eh. Raccontare una storia coinvolgente e poi spettegolate un po', perché io immagino ragazzi che anche lei viva da queste parti e magari lui dice qualcosa di interessante sul vicinato da raccontarmi. No. Eh, ve Hai vero visto anche i lama, no, nei tuoi viaggi? Io li adoro, veramente ti dico che proprio sono mi causano un'esplosione nel cuore, sono degli animaletti così carini, non ti dico palle, eh. Anche i pipistrelli sono affascinanti, non credi? Mi piacerebbe tanto studiarli più da vicino. Ok. È diventata buona amica. Oh mamma santa, perché stai parlando del fichi fichi? Sai, sulle loro tecniche di accoppiamento, ma per favore! Ti prego! Sai, un domani sogno anche di costruire un robot, se devo dirti proprio la verità. Però sono contrario alla sperimentazione su animali, vedi? Io non farei mai esperimenti sulle rane, neanche se riuscissi a riportare in vita un dinosauro. Va bene, ok, abbiamo capito. Eh? Dopotutto? Perché causare la morte di poveri innocenti, non credi anche tu? Lo sapevo che eri sciatta, eh, io me lo sentivo, tesoro. Quindi sei una tipetta, ma in realtà sei una tipetta interessante, perché secondo me, ragazzi... Il suo carattere è un po' particolare, cioè è nata e cresciuta all'interno di una famiglia comunque di ricconi, mettiamola in questo modo, no? molto nobile, altolocata, mettiamola così. Però ehm, fondamentalmente non ha frequentato molto casa sua perché è stata appunto mandata, come abbiamo sentito dai suoi racconti, in collegio per studiare musica. Fondamentalmente il suo essere sciatta, secondo me, è perché si è sempre un po' ribellata a quello stile di vita. Cioè, nel senso, lei preferisce sicuramente il tramezzino al formaggio grigliato piuttosto che mangiare piatti, no? Mm, strani o chissà con quali costosi ingredienti, tipo piatti sperimentali. Immaginiamo, no? Lei lo preferisce di gran lunga, secondo me. E quindi è questo, no? E quindi sì, il suo caratterino non mi dispiace. Giorno di rifornimento, il laboratorio sta esaurendo i rifornimenti, dovre raccogliere altri campioni per consentire di proseguire la ricerca. Tieni gli occhi aperti, ma non dilatarli troppo, ok, va è bene. è qui da poco. Oh, lei è ghiottona, ragazzi, quindi beh, un difettuccio doveva averlo. Quindi la questione è questa e mi rimetto a voi a questo punto. Abbiamo Kira Ramesh, che è una scienziata, è un'amicona, ghiottona e sicura. E loro ovviamente sono colleghi, amici ma colleghi. Dall'altra parte c'è Irene Colombo, che è disoccupata, sciatta, amante della musica e snob. E loro sono invece buoni amici, quindi una relazione solida, costruita sulla fiducia e su ottimi ricordi. Mentre con lei, um, un amico sarà sempre pronto a dire una parola buona. Ok. Secondo voi, tra le due... Sarebbe la semina più adatta, non solo, cioè, non guardate soltanto l'aspetto fisico perché poi io a prescindere le, le modificherò nel CAS, lavorerò su, su questo aspetto, quindi le cambierò. Però proprio a livello caratteriale mi interessa sapere questo. Secondo voi sequenziatore di Sieri 9 simoli in più allora per un totale di 48. Allora ha anche ricevuto il seguente bonus 312 simoli in laboratorio di chimica. Il suo prossimo turno è venerdì alle 10. Quindi, con il turno terminato del nostro Tommaso, direi che anche noi possiamo terminare qua il nostro episodio. Fatemi sapere, ragazzi, se l'idea di um, conoscere meglio, perché poi ovviamente noi adesso abbiamo avuto fra virgolette chiamiamolo un incontro, ecco, perché un appuntamento non lo è stato, però un incontro soltanto con la nostra Irene, la nostra bella bionda disoccupata, snob, sciatta e amante della musica. Mentre invece Kira Sì, è vero, abbiamo comunque avuto modo, ragazzi, anche se al lavoro, ma abbiamo parlato parecchio anche con lei. Ehm, che invece, ragazzi, come abbiamo visto, è una persona comunque sicura eh, ovviamente lavora come scienziata quindi sono colleghi eh, dicevo una persona sicura eh, ghiottona e mm, 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 ragazzi già l'ho perso già non mi ricordo più però insomma ehm, amicona ecco non mi veniva amicona quindi in base al loro carattere perché ripeto l'aspetto poi verrà modificato fatemi sapere chi secondo voi eh, dovrebbe essere è più interessante come compagna per il nostro Tommaso. Vedete meglio una ragazza che ha viaggiato tanto, cresciuta comunque um, all'interno di collegi in cui, nei quali ha studiato musica, um, che tuttora viaggia, comunque che tuttora studia musica perché nella mia testa, comunque ora nella mia fantasia, lei uh, appunto fa così: che è un po' snob, perché comunque è cresciuta in una famiglia come dicevo prima um, altolocata. Oppure vedete meglio accanto a Tommaso una collega come lui, che è mh, magari no, con questo carattere amichevole, un'amicona, quindi un po' più fra virgolette, mh, più simile. Ecco. No, al nostro Tommaso. Fatemi sapere: Fatemi sapere se secondo voi sarebbe meglio una cosa diversa? Perché secondo me Irene rappresenta una cosa diversa. Mentre invece Uh, Kira è più simile, come dicevo poco fa, a Tommaso. Quindi, um, stesso lavoro, insomma, è una cosa più um, conosciuta. Mettiamola così, no? Quindi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Intanto, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che, nella descrizione del video, potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. La programmazione del canale, ragazzi. Eh, I link a tutte le mie playlist, quindi ci sono i link. Se avete voglia di vedere una challenge, una serie, andate lì, ragazzi, cliccate e trovate tutto. E soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber, quindi mi raccomando, andate nei loro canali, iscrivetevi perché ne vale veramente veramente la pena. Mi raccomando, ragazze, campanelline sempre attive, perché vi ricordo che solo con le campanelline attive vi arriva la notifica quando qualcuno di noi pubblica un video nel proprio canale, quindi non rischiate mai di perdere i nostri contenuti. Quindi che dire, ragazzi? Io vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo, probabilmente torneremo ehm... volevo stare un po' Di tempo con Aurora, volevo dedicarmi a lei perché ora è adolescente, quindi anche lei inizierà a farsi amicizie, no? Uscire, eccetera, eccetera, a cercare l'amore, quindi sì, volevo dedicarmi un po' a lei. Quindi, probabilmente nel prossimo episodio andremo da Aurora, ragazzi. Vi abbraccio forte. Sul Soul Simmers, e non.